Punto numero 7, lavaggio e additivazione nell'impianto. Questi impianti devono necessariamente essere lavati e deve essere approfondita bene la natura anche dei materiali presenti. Ad esempio, in presenza di rame e alluminio bisogna fare molta attenzione perché sono due materiali che non vanno molto d'accordo. Questo è un errore che molto spesso si fa e si trascura sugli impianti di riscaldamento e innescano una corrosione galoppante. In questo caso l'impianto era costituito da ghisa e distribuzione in ferro, quindi non ci sono particolari problemi di corrosione, ma comunque abbiamo effettuato un lavaggio con dei prodotti specifici, con una pompa ad alta prevalenza. Considera che questi lavaggi tendenzialmente necessitano di almeno 4-5 ore di funzionamento e circolazione per poter garantire benefici importanti. Quindi, in questo caso, abbiamo fatto un lavaggio approfondito con un prodotto specifico, abbiamo poi risciacquato molto bene l'impianto controllando con cura che tutte le circolazioni e le portate erano garantite e successivamente abbiamo caricato il sistema con un prodotto filmante che previene la formazione di alghe e blocca la corrosione creando comunque uno strato su tutto l'impianto protettivo che ne garantisce il perfetto funzionamento, migliore circolazione nel tempo e preclude praticamente la corrosione per i prossimi 20 anni. Questo additivo va controllato regolarmente, mediamente serve un rabbocco ogni 3-4 anni ad un costo veramente irrisorio, ma è importante che durante la fase di manutenzione, che deve essere fatta necessariamente ogni anno, venga controllato l'additivo presente nell'impianto.